Anfiteatro Campano, Museo archeologico dell'antica Capua, Mitreo, ma anche Officina del Bronzo, Bottega del Tintore, Criptoportico, Domus con Fontana, Domus di Viale Iorti, scavi archeologici dell'ex municipio di Viale del Consiglio d'Europa e di Piazza Primo Ottobre. E ancora stand enogastronomici in Piazza Bovio, punti informativi e una mostra d'arte nella villetta dei diritti dei bambini in Viale del Consiglio d'Europa. Quella di domani, domenica 25 settembre, a partire dalle 9, sarà una giornata all'insegna segna della tipicità di Santa Maria Capua Vetere, una tipicità che parte dall'archeologia, dalla storia e dall'arte, fino ad arrivare al gusto e ai piaceri della tavola. Un evento nato grazie alla sinergia tra sovrintendenza e il comune, ne è convinto il sindaco Biagio Di Muro. La città sotto la città ha visto una proficua collaborazione tra la sovrintendenza, la dirigente locale Sirano, la facoltà presieduta dalla professoressa Cioffi e il comune. Andare a scoprire i tesori che Santa Maria Capua Vetere nasconde e portarli all'esterno significa promuovere la città ed è nell'ottica di questa amministrazione, cioè promuovere la città all'esterno per rilanciare turismo ed economia. Rosanna Cioffi, preside della Facoltà di Lettere, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa per una città storica come Santa Maria Capua Vetere. Il senso è quello di ricordare alla città di Santa Maria, ma anche alla regione Campania, al sud Italia, la presenza di una istituzione che in questa sede rappresento, la Facoltà di Lettere della Seconda Università di Napoli, che ha sede in una città che ha una grande storia trimillenaria. È una sede incredibilmente importante dal punto di vista archeologico perché sorge in un edificio ottocentesco ma che ha le sue fondamenta nell'antico criptoportico di Capua, l'altera Roma di Cicerone. E domani sarà un'occasione unica di poter visitare questo criptoportico che sarà aperto dalle 9.30 alle 13. Invito tutta la cittadinanza a visitare questa incredibile realtà.